avere scoperto all'improvviso, senza preavviso, la soppressione definitiva di queste fermate. Le dico semplicemente, io ho preso al mattino alle 7.10 il tram, quindi la fermata c'era, la sera alle 6.15 mi sono dovuta fermare invece alla fermata successiva perché era stata soppressa, questo senza avere messo nessun comunicato preventivo, nessun diramato sui mezzi pubblici che avvertiva la cittadinanza di questa scellerata azione, perché per me è proprio una scellerata azione questa. E lo posso anche documentare. No, ci crediamo, ci crediamo. Sì, sì. Cioè dal mattino, dalle 7.10 del 15 ottobre, dalle ore 10 veniva soppressa la fermata. Io l'ho presa alle 7.10 del 15 ottobre e la fermata c'era. Tolgono le fermate, aumentano i biglietti, c'è un'utenza incredibile di persone qua, quindi abbiamo detto tutto. Una cosa volevo aggiungere, hanno tolto una fermata dove c'è la fermata, dove c'è il semaforo. Quindi il tram si ferma perché c'è il semaforo, però non apre le porte. Anche perché l'autista, anche se l'autista fosse d'accordo con tutti noi, non può aprire perché incorrerebbe in una penale. Ma la logica è, se l'abbiamo tolta per fare più veloce il percorso, la togli dove c'è un semaforo che si deve fermare il tram. Io mi lamento della soppressione definitiva di via Battistotti Sassi. Allora, io ho 80 anni, sono una paziente oncologica e sono obbligata a fare dei controlli, le terapie, anche visite, delle terapie, quindi io non posso fare decine e decine di metri per andare a prendere il tram su fermate che hanno raddoppiato, tipo l'Omellina Carbonera, mi hanno soppresso. Quindi lei chiede che venga ripristinata quella fermata. Ripristinata quella fermata perché non posso fare altro. Abito in via Sismondi, per raggiungere la fermata almeno devo fare in linea d'aria sono 3 fermate e io mi stanco perché io ho 81 anni e quindi sono stanca, non posso. Io prendevo il tram o la 73 in via Battistotti Sassi, una mattina vengo lì e la fermata non c'è, è soppressa. Se non ripristineranno le fermate che ci competono, noi faremo una sommossa.